E ciao ragazzi, benvenuti su un altro episodio di Factions. Siamo su Castle PvP, ragazzi. Un po' di iscritti mi hanno chiesto di entrare e registrare su Castle PvP, principalmente perché ci sono tanti raid e tante basi da griffare. E ho deciso anche di giocarci, quindi, siccome ci sono anche dei miei iscritti attualmente adesso, tipo Lue, sono un più tuo fan, scrive Toro, oppure YouTube Iron Gamer, posso entrare in fazione? Rispondi, oppure se vado in su c'è anche Pegaso Alato, mi pare. Adesso vediamo se lo vedo. Comunque Pegaso Alato, un altro mi ha scritto. Già tre persone che sono entrate mi hanno chiesto cose, o comunque vogliono partecipare al video. In più, negli ultimi commenti dei video mi hanno chiesto se volevo registrare e far vedere il server di PvP Castle al mio pubblico, perché era un bel server. La cosa particolare di questo server è l'OP economy nelle armor. L'OP armor, ragazzi, perché è un OP faction, si basa per l'appunto sulle cose OP. Avete i kit, che sono kit cibo, K e no. Se io faccio kit K, mi dà una K che posso, penso, aprire al warp K, credo. Ci sarà, esiste. E lo facciamo subito. Warp K. Normale. Questa sì, una key normale. E mi ha dato 15.000. Credo che sia una buona vittoria, 15.000. Magari mi sbaglio, ma 15.000, veramente? Poi ci sarà il Warp Shop. Magari hanno i prezzi più alti, ma 15.000? No, veramente, credo di aver fatto... Ah, no, hanno i prezzi... Non lo so, ragazzi, per il momento non lo so. Allo shop... vediamo quante cose ci sono, tipo ossidiana... Ah, ok, abbiamo fatto decisamente una bella vincita con quella key, perché l'ossidiana è 3400, cavolo, posso comprare un po' di tutto e farmi tipo una base. E qui in basso c'è il resto dell'economy. Ci sono gratis le armor così, ragazzi, perché si basa tutto sugli OP enchants. E ci sono inoltre molte basi da griffare, mi hanno detto, quindi... Niente, tutto qua. Questo è il warp shop. Gli spawner, vediamo i costi se sono più o meno giusti. I blades che costano meno degli scheletri. Ah no, 300.000, no, è giusto. No, è giusto, giusto, giusto. Zombie e blades. Ok, i golem sono a 400k. I creeper a 80k. I creeper costano poco, sinceramente, per le TNT. Magari vediamo il prezzo delle TNT solo. Le cow 65k, spider 80k. I spider sono troppo alti rispetto alle cow. Comunque... andiamo un attimo a vedere, soprattutto per il double drop. Però andiamo a vedere le TNT, quanto costano, se si possono fare, se si trovano innanzitutto, o se le dobbiamo craftare. Ok, 32, queste si possono vendere? Sì. 10k per 64. Ok, non è male. Ci sono le Ender Pearl. Manca solo da trovare la TNT. Spero che sia qua vicino. Ok, il ferro attualmente non si può vendere, ma si può vendere le Rotten Flesh. Ragazzi, questo comunque è un server nuovo. Credo sia Premium SP, credo. Della 1.8.9 Optifine, viva, funziona. Credo che sia 1.7.1.8. Andiamo a vedere al volo gli altri warp. C'è il Miner, anche qua. Non so ogni quanto lo fanno, però sembra bello. Piccone gratis, prendiamocelo. Tanto che sono qua. Warp. Gradi. Che è quello che volete vedere tutti. Ovvero... quando avete 30 minuti di gioco avete il ruby. Quando avete 2 ore di gioco avrete lo zaffire. Con 5 ore l'elite. Con 2 giorni il colonel. 4 giorni il gladiator. 8 giorni l'imperator e 16 giorni il papa. Ok, qui ci sono anche le feature che dà, tipo la fly e feed e cose del genere. Inoltre il rank youtuber è 250 iscritti attualmente. Se il server si popola non è detto che aumenti, fino a 500 probabilmente, ma è un video di presentazione. E qui c'è Birvan, che è un mio iscritto, gli diamo uno di ossidiana. Perché fa ridere. No, non posso droppare. Mi dispiace, Birvan. Sei inutile. No, sei grandissimo. Comunque, andiamo a vedere gli altri warp. Al volo. C'è il COT. Forse vedrei il COT. K-O-T-H.
spero di averlo scritto bene. Key Cut. Ah, ok, è solo per le key del cut, niente. Ci sarà un warp principale dei PvP comunque. Proviamo col classico warp PvP. Ok, promette bene. Puoi comprare le pozioni e riparare le armor. Vediamo ancora l'altro kit che ho. Io ragazzi qua non faccio neanche PvP perché mi targeterebbero a bestia. New. Il kit new da questa roba qua di nuovo. Il kit PvP sembra bello, comunque un po' vuoto adesso. No, c'è un po' di gente comunque. Sì, la mappa è bella, la grandezza è più o meno giusta. Andiamo a vedere il warp. Regole. E poi c'è il nether abilitato. Quindi meccanismi AFK disban più disband. Ok, sarà permanente? Non lo sappiamo. Ok, vabbè, comunque non bisogna causare lag, è abbastanza ovvio. Utilizzo di hack permaban. Wow. Ammissione di hack 7 giorni. A me piacciono queste regole. Non so voi ragazzi, magari voi che hackerate le apprezzate di meno, però io non hackerando le apprezzo sempre e comunque. Questo è un mute per insulti. 15 minuti solo? È un po' poco. Io per me, cioè, il mute per insulti andrebbe fatto di una, almeno due ore per me. Poi bestemmie mi cambia poco sinceramente per la mia religione, però per quanto concerne YouTube invece sarebbe la stessa cosa degli insulti come durata. Bug abuse, glitch, bug in CT, un giorno, va bene, è giusto. Temban, abuso di poteri. Va bene, giustissimo, anti-FK un giorno di ban, va bene. Anche questi anti-FK state un po' esagerando, però un giorno di ban ci sta alla fine. Anche se io metterei uno e mezzo o due, sinceramente, visto che ormai li fate lo stesso. Labi mod o reach modifica, ok, va bene. E sì, ragazzi, sullo staff del server ho ricevuto pareri veramente contrastanti. C'è chi dice che sono super bravi, c'è chi dice che non sanno fare niente. Io sono venuto semplicemente per raidare per le basi. Facciamo ancora warp, parkour e nether. Warp, parkour, boom. Tra l'altro ho parlato con un moderatore. Il moderatore è uno dei miei iscritti che è apparso nella serie Factions. In uno dei raid anche è Itzkirito. Che ha detto che dopo questo video mi pexa subito YouTubers e vi faccio vedere anche tutte le cose nuove. Dovrei avere la Fly, il PV slash PV, Private Vault, il PV2 che gli altri non hanno, tipo così, ecco. E niente, questo è il World Parkour. Come vedete io ragazzi, giocando a Mana Cube per il canale internazionale, sono bravissimo, credo. No, adesso failo sicuramente. Ok, questo è difficile, no? Oh! Guardate ragazzi, che non ho bisogno neanche di fare un episodio apposta per il parkour. Ah, ma no, odio queste. Con queste non mi sono ancora esercitato abbastanza. Io non ci credo, se finisco il parkour al primo colpo sarebbe troppo bello. Voglio 350 dislike. Ah, ok. Era troppo bello, era quasi troppo bello. Ci accontentiamo di 35. No, ragazzi, sono numeri a caso, non mi interessa. Semplicemente, se siete da mobile, lasciate un bel like. Se siete da PC, un bel commento. Ora, Warp Nether, l'ultimo. Ragazzi, e le home sopra il Nether sono vietate. Ban perma, ok. Abbastanza chiaro. Le home però in che senso? Ditemi solo sta cosa, lo chiedo adesso. Le home in che senso? Nel senso che si può settare home ma non si può fare basi? O non si possono fare basi e non si può neanche settare home? Ok, tutto qua. E oh, ah, ok, è stata una pessima idea. Va bene, va bene. Come sempre, succede in ogni video introduttivo di ogni server. Chissà perché, ma tanto non è che abbia perso così tanto con kit nuovo. E va bene. Quindi ragazzi, dovevo cadere in qualche tranello tra l'altro, sempre. Comunque ragazzi, chiudo il video di oggi. Lasciate un bel like se vi è piaciuto. E ragazzi, io sono abbastanza contrario ai rank youtuber per canali sotto i 500 iscritti, perché non c'è l'highlighted comments di YouTube. Quindi non è che tanto che
cioè, potreste vedere in questo server degli youtubers che effettivamente io non ritengo youtubers, tutto qua, ve lo dico semplicemente, magari sono pexati youtubers, magari meritano come youtubers, ma non sono comunque canali che hanno highlighted comments per almeno 500 iscritti. Tutto qua, quindi ragazzi ci vediamo al video di domani e buon pomeriggio.